Ci sono automobili che legittimamente possiamo considerare storiche. La Jeep Wrangler è probabilmente uno degli esempi più calzanti, erede morale di quella mitica Willys del 41, simbolo della liberazione americana in terra europea durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi abbiamo a che fare con la quarta generazione firmata Wrangler, o addirittura settima, se consideriamo le origini con la versione JL. Negli showroom della casa americana, naturalizzata italiana, la vedremo con l'inizio dell'autunno ad un prezzo d'attacco di 48.000 euro. Esteticamente è un vero e proprio fuoristrada che non si discosta dal look ormai diventato leggenda che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi decenni. Qualche modifica ben nascosta l'abbiamo nella forma dei fari, sempre rotondi ma un po' più grandi, e nel debutto della tecnologia LED. Due le declinazioni delle motorizzazioni: si parte col benzina, un 2 litri da 272 cavalli, per passare al 2.2 diesel che di unità ne conta 200. Wrangler ha un comportamento su strada più confortevole che in passato, ma il meglio arriva dai percorsi off-road. Sulla versione Rubicon ci sono i differenziali anteriore e posteriore bloccabili. La barra stabilizzatrice anteriore può essere addirittura disconnessa, così da incrementare l'escursione delle sospensioni nei passaggi più impegnativi. La Wrangler si conferma un prodotto maturo anche per la vita quotidiana. Si notano materiali migliorati per gli interni e quel pizzico di tecnologia irrinunciabile al giorno d'oggi, come ad esempio il rinnovato sistema di infotainment. Insomma, la nuova Jeep Wrangler sembra il compromesso perfetto tra la gloria del passato e un occhio al futuro.